inizi del Novecento come fabbrica di caramelle fondata da mio bisnonno, Luigi Vicentini. Abbiamo poi sviluppato tutto il mercato delle caramelle e negli ultimi 10 anni è partita anche questa passione per il tè, grazie all'incontro con la Mlesna, un'azienda di Silon che da oltre 30 anni produce e seleziona le migliori produzioni dell'isola. Abbiamo poi negli ultimi 4 anni affiancato al marchio del tè il nostro marchio di tisane prodotte in Italia, Regina di Fiori, completamente ispirate al mondo delle favole. Cerchiamo sempre di fare le cose col massimo della qualità. Dalla produzione tradizionale di caramelle alle cose che importiamo selezioniamo sempre il meglio, perché siamo convinti che sia la cosa più importante, soprattutto nell'alimentare, offrire un prodotto ben fatto e anche bello da vedere. La caratteristica principale del nostro tè è che è il tè di Silon 100%, quindi la qualità è selezionata fin dalla raccolta, perché in Sri Lanka la raccolta viene fatta a mano. Si selezionano solo il germoglio e le prime 2 foglie della pianta ogni mattina, con cui si produce il migliore tè di Silon. Poi la lavorazione tradizionale e, diciamo, l'esperienza dei tea taster che creano le miscele offre un prodotto di altissima qualità sia dal punto di vista del gusto che dal punto di vista della bellezza, sia per il prodotto da consumo sia per le confezioni regalo, in cui siamo leader perché le nostre confezioni in legno hanno conquistato il cuore di molti appassionati di tè. Noi cerchiamo sempre di stare con un passo nell'avanguardia, quindi nella sperimentazione, e un passo nella tradizione. Stiamo con la nostra linea di tisane Regina di Fiori, aumentando di anno in anno l'offerta di gusti, perché effettivamente questo si cerca. Come col tè siamo leader nei gusti alla frutta, perché abbiamo più di 25 aromatizzazioni diverse, così anche con le tisane stiamo crescendo, perché la gente vuole assaggiare sempre qualcosa di nuovo. Nelle caramelle abbiamo lanciato da poco una caramella senza zucchero, dolcificata alla stevia e completamente naturale, quindi fatta senza conservanti o coloranti di origine artificiale, ma tutto di origine naturale. In questo modo abbiamo sposato la tradizionale caramella dura con la goccia, col cuore morbido ripieno, con però una ricetta all'avanguardia. Il nostro scopo è quello di selezionare e portare all'offerta del consumatore sempre la migliore qualità che troviamo. Ci mettiamo tra l'enorme mondo di offerta che c'è nel pianeta per portarvi e aiutarvi a scegliere le cose veramente buone e fatte bene. Sicuramente il nostro è un prodotto premium che si posiziona in una fascia medio-alta del mercato grazie alla nostra struttura snella di un'azienda familiare che non ha grossi costi e ci permette di uscire a dei prezzi competitivi con un prodotto di altissima qualità. I progetti sono di sicuro quello di continuare nel mercato italiano, perché è un mercato in forte espansione e che soprattutto richiede un'alta qualità di prodotto. Sicuramente poi c'è un occhio all'Europa, perché la casa madre di Silon, che è la Mlesna, che ci ha affidato la distribuzione in Italia ma anche in tutta l'Europa centrale, e quindi il progetto è quello di riuscire ad entrare nei mercati stranieri portando la qualità del nostro prodotto. Il nostro slogan è "con gusto dal 1920", un altro slogan potrebbe essere "Vicentini, con gusto per altri 100 anni".